Carissimi utenti, siamo qui sul Monte Erbano, si sta attendendo, non è il primo ciclista, in realtà arriva il primo ciclista, ma in effetti qui si va in base ai tempi e quindi la classifica viene calcolata in base ai tempi. Quindi ricordiamo che qui siamo comunque in differita e che il primo vincitore di questa gara è stato Andrea Tritto con 14 minuti, 14 secondi e 58, a una media chilometri di 21,06. Davvero un grande talento del gruppo ciclistico Airone. Andrea Tritto, ricordiamo, dell'ASD gruppo ciclistico Airone, ha effettuato la migliore prestazione in termini temporali. C'è qualcuno che durante il percorso purtroppo ha dovuto abbandonare la bici e arrivare al traguardo a piedi. Comunque molto bene anche per quanto riguarda le società, è andata la Rocca Bike, che nei primi 10 nelle prime 10 posizioni si sono classificati alla settima posizione Antonio Mongello, e Antonio Mongello ha avuto un tempo di 15 minuti 45 secondi a una media chilometro di 19,04, mentre alla nona posizione Roberto Cirvo, sempre Rocca Bike, 16 minuti a una media chilometro di 18,75. Ritornando alle prime posizioni, oltre ad Andrea Tritto, e siamo sempre in differita qui in questo programma, in seconda posizione Luciano Adriano della World Cycling CPS Cavaliere, con un tempo di 14 minuti e 19 secondi a una media di 20,94, a una media di 20 km orari. Quindi questa è la seconda posizione. Alla terza posizione Luigi Di Guida dell'ASD Danilo Bike, con una media chilometri di 20,77 e con un tempo di 14 minuti 26 secondi e 81. Ecco, quindi le prime tre posizioni sono state attribuite in realtà a questi tre corridori che davvero hanno espresso la massima professionalità. Intanto arriva un corridore della Rocca Bike. Come funziona in realtà la cronoscalata? Cioè, questo appunto in sintesi è il contenuto anche di questo programma. Funziona, è diverso rispetto, la cronoscalata è diversa, è differente rispetto ad una gara di velocità. Mentre la gara di velocità prevede l'arrivo, quindi in ordine progressivo degli atleti, quindi il primo che taglia il traguardo vince. Qui non avviene in questo modo, quindi il primo ciclista che voi avete visto arrivare e tagliare il traguardo non è stato il primo vincitore. Perché? Perché in effetti qui si va in base ai tempi, cioè quanto tempo si percorre per raggiungere dalla pianura, dalla partenza, dove abbiamo già visto prima e come potete vedere nel nostro programma, dalla partenza fino al traguardo, a quanto tempo raggiunge un ciclista, quindi in base ai tempi. Quindi un ciclista potrebbe partire pure prima, però in realtà potrebbe impiegare un tempo inoltrato rispetto al ventesimo, che praticamente compie un tempo invece inferiore di percorrenza. Quindi è importante il tempo di percorrenza. Di conseguenza Andrea Tritto del gruppo ciclistico Airone ha effettuato un tempo di percorrenza di 14 minuti e 14 secondi, il miglior tempo, con una media chilometri di 21. Perché la media chilometri? Perché Andrea Tritto è stato l'unico che ha avuto una velocità chilometrica di 21 all'ora, di 21,06, diciamo la più elevata. Mentre Luciano Adriano, intanto arrivano altri ciclisti, un altro ciclista della Rocca Bike, ha viaggiato su una media di 20,94, quindi a una velocità inferiore. Luigi Di Guida ancora di meno, anche se un po' ha toccato in pratica Luciano Adriano. Diciamo che qui nei tempi c'è stata una grossa sfida, in un certo senso è stata equilibrata la gara tra Luciano Adriano e Luigi Di Guida. Luigi Di Guida 20,77 km, 20,94 Luciano Adriano, quindi una differenza proprio millimetrica. Possiamo dire che in realtà possiamo dire che invece Andrea Tritto davvero è stato geniale, ha espresso la sua professionalità, la sua grande prestazione, ha eseguito una grande prestazione, una prestazione anche di resistenza, quindi ha
fatto emergere le sue doti tecniche ma anche tattiche. Attenzione, perché qui su questo percorso è necessario applicare anche delle misure tattiche, delle strategie tattiche che consentano all'atleta, al ciclista, di poter raggiungere il traguardo. Abbiamo visto qualcuno che è sceso dalla bici, per cui bisogna adottare delle strategie durante il percorso e quindi di essere in un certo senso anche esperto di questa strategia, una strategia che consente giustamente al ciclista di poter tagliare il traguardo anche in modo non molto stressante. E abbiamo visto davvero una presenza numerosa. In quarta posizione Ernesto Centofanti del RSI Clean Borgo Antico, praticamente ha avuto una media chilometrica di 20,76 con un tempo di 14 minuti e 27 secondi. Poi c'è stato in quinta posizione l'individuale, ossia Omar Di Felice. Omar Di Felice in realtà ha avuto una media velocità di 20 km orari, 20,17, con un tempo di 14,52. Ha chiuso in realtà la sesta posizione Bruno Chiocca della ASD Daniello Bike con un tempo di 15 minuti e 32 secondi, con una media chilometri 19,30. In settima posizione della Rocca Bike Antonio Mongello con un tempo massimo di 15,45 ad una media chilometri 19,04, mentre in ottava posizione Luigi Salvatore Ferrara dell'ASD Fodder Bike Team con una media di tempo 15 minuti e 57 secondi con una media chilometri 18,80. Poi alla nona posizione Roberto Ciervo della Rocca Bike con un tempo di 16 minuti mentre ha corso a una velocità chilometrica di 18,75. Alla decima posizione Pietro Camera dell'AST Team Daniello con 16 minuti e 6 secondi a una media chilometrica di 18,62. Decima posizione Violante Romano della World Cycling CPS Cavaliere con una media tempo di 16 minuti e 9 secondi con chilometrico praticamente andava a 18,56 km orari. Numero 12, dodicesima posizione, Luigi 5 del Team Ciclismo Sorrentino. Team Ciclismo Sorrentino, il quale ha compiuto il percorso in 16 minuti e 18 secondi a una media chilometrica di 18,39. In più abbiamo Francesco Tonto del gruppo ciclistico Airone con 16 minuti e 22 secondi a una media chilometrica 18,31. Ricordiamo un altro dato molto importante, cioè che in effetti la gara si è svolta in due blocchi. È partita prima un blocco di 30 corridori e poi successivamente il blocco finale. È stata divisa in due parti con uno spazio di pausa di 20 minuti accessibile anche per consentire di ottenere scambi di informazioni e strategie di come andava insomma il tempo. Questo è molto importante, ricordiamo che qui siamo sul Monte Erbano, il percorso si è svolto da una parte pianeggiante di San Lorenzello e quindi poi si è salito su delle salite davvero pendenti, su un circuito davvero meraviglioso, fantastico nella natura, con curve davvero ricche di ossigeno, e quindi gli atleti hanno attraversato davvero la natura, il verde, il paesaggio naturalistico di San Lorenzo, con una pendenza delle salite della strada abbastanza molto elevata, quindi abbiamo raggiunto punte elevate dove i corridori giustamente hanno superato il massimo delle loro prestazioni. Poi abbiamo 14esima posizione Raffaele Ginocchio Cubulteria Bike con 16 minuti e 27 secondi, andava a 18,22 km orari. Poi abbiamo Giuseppe Maiello, 15esima posizione Rocca Bike, 16 minuti e 28 secondi a una media orari di 18,21 km orari. Poi abbiamo Dermilio Gianluca della Cicli Serino
ha un tempo 16 minuti e 32 secondi, ha una media chilometrica di 18,13. Poi abbiamo Gianluca Dermiglio della Cicli Serino, 16 minuti e 32 secondi, ha una media chilometrica di 18,13 secondi. In più Renzi Paolo della Rocca Bike, 17 minuti e 1 secondo, ha una media chilometrica di 17,62. Poi abbiamo alla 18ª posizione Giovanni Crisci, ecco che qualcuno arriva giustamente con grande velocità, Giovanni Crisci della Biciclette Marzano, 17 minuti e 7 secondi, ha una media chilometrica di 17,52. Poi abbiamo Ermilio Coluccello della Cicli Serino, 17 minuti e 10 secondi di tempo, mandava a 17,47 km orari. Poi abbiamo Gianfranco Delisi, 20ª posizione, la Rocca Bike praticamente in 20 posizioni, nelle prime 20 posizioni ha assunto ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma 6 ciclisti nelle prime 20 posizioni, davvero ha piazzato tutti i suoi uomini nelle prime 20 posizioni. Abbiamo appunto un tempo di 17 minuti e 10 secondo Alfonso Sansone della Rocca Bike, 17 minuti e 11 secondi. Cesare Giovanni, 22ª posizione, a 17 minuti e 17 secondi. Poi abbiamo Antonio Mosca, bella la sua prestazione, abbiamo visto anche un suo sorpasso, 23ª posizione della Team Prof Bike, a 17 minuti e 25 secondi. Ecco, tra le donne, la prima che praticamente ha compiuto il minor tempo è stata De Iulis Manuela, 17 minuti e 30 secondi di Anima Bike, andava a 17,14 km orari. Davvero eccellente la sua prestazione, la prima donna che ha compiuto praticamente il minor tempo sul Monte Erbano. Alla 25esima posizione Giovanni Petrillo di Rocca Bike, 17 minuti e 37 secondi. 26esima posizione Maurizio Di Biase, Rocca Bike, 17 minuti e 53 secondi. Poi abbiamo avuto Fabio Rusciano, Daniello Bike, 17 minuti e 54 secondi, 27esima posizione. Ricciardi Pier Giuseppe, Rocca Bike, 17 minuti e 58 secondi. Poi abbiamo alla 29esima posizione Giacinto Primiani di Borgo Antico, il suo tempo 18 minuti e 11 secondi, andava a 16,49 km orari. Alla 30esima posizione Eugenio Ziviello della Scandone Ciclismo Capone SRL Granese Latticini. In pratica qui ci sono tre sponsor, a un tempo di 18 minuti e 13 secondi, 16,46 km orari. Davvero eccellente la sua prestazione, è stata davvero un successo questa gara, da un punto di vista sia tecnico che tattico, lo dimostra praticamente l'interesse degli atleti. Ecco, da ricordare anche il punteggio e la posizione avuta da Fabio Vacca della Cicli Serino con 18 minuti e 21 secondi a una media chilometri di 16,34. Alla 32esima posizione Giuseppe Loporchio della RDR con 18 minuti e 41 secondi a una media chilometri di 16,06. Posizione numero 33 Franco Domenico della Cicli Serino con 18 minuti e 47 secondi a una media chilometri di 15,97. 34esima posizione Maurizio Fumi della Rocca Bike con 18 minuti e 48 secondi a una media chilometri di 15,95. Intanto ricordiamo che in realtà qui gli atleti stanno arrivando e tagliando il traguardo, siamo sempre in differita per cui conosciamo già le posizioni. Dorsi Leucio Rocca Bike con 18 minuti e 57 secondi a una media chilometri di 15,82. Poi abbiamo 36esima posizione Venditti Gianluigi della Red Lions con un tempo di 19 minuti e 2 secondi a un medio orario di chilometri 15,76. Poi abbiamo Mario Bosco individuale, 19 minuti e 6 secondi con una media chilometri di 15,70. 38esima posizione Alessio Lombardo della Cicli Serino con 19 minuti e 22 secondi a una media chilometri di 15,49.
Michele Pacelli della Rocca Bike con 19 minuti e 34 secondi come tempo ad una media chilometri di 15,33 all'ora. E poi appunto un'altra donna, Rossella Diezzo, ricordiamo la presenza femminile è stata fondamentale in questa gara, della Rocca Bike con 19 minuti 42 secondi a una media chilometri orari di 15,22. 41esima posizione Marcello Lezzi del gruppo ciclistico Airone con 19 minuti e 42 secondi a una media chilometri orari di 15,22. La marca Domenico Salvatore, Freedom Bike, ha un tempo di 19 minuti e 45 secondi con 15,18 km all'ora. Poi 43esimo minuto Antonio Regna della Freedom Bike, 19 minuti e 46 secondi per lui, ha una media di chilometri all'ora 15,17. Poi Pasquale Petrella della Sinuessa Mondragone, bella anche la sua gara, con un tempo di percorrenza di 20 minuti a una media chilometri di 14,99. Angelo Borrelli della Freedom Bike, tempo di percorrenza 20 minuti,02, 14,97 km all'ora. Vincenzo Siciliano della Team Bike Vesuvio, 20 minuti e 19 secondi a una chilometri all'ora 19,76. Poi 47esima posizione Ferdinando Bonanno della Team Veius, 20 minuti e 21 secondi tempo di percorrenza ad una velocità di 14,74 km all'ora. Antonio Sciopero dell'ASD Isoci, 20 minuti e 29 secondi a una media chilometro orario di 14,64. Luigi Nunziante della Rocca Bike, 46esima posizione, con un tempo di 20 minuti e 52 secondi a una media chilometro orario di 14,38. Domenico Liguori della Ciclo Big Bike Time, 20 minuti e 52 secondi ad una media chilometro orario di 14,37. 48esima posizione Matteo Pacelli della Rocca Bike con un tempo di 20 minuti e 57 secondi ad una media chilometro orario di 14,31. 52esima posizione Claudio Balestrieri, anche per lui una bella gara, Rocca Bike, 20 minuti e 57 secondi a una media chilometri di 14,31. Intanto un altro atleta della Rocca Bike. E poi abbiamo 53esima posizione per Tundisi Eugenio Valentino della Rocca Bike con 21 minuti e 4 secondi con un tempo di 14,23 km all'ora. Pardo Luciano, 54esima posizione della Rocca Bike con 21 minuti e 10 secondi di percorrenza ad un come velocità 14,17 km all'ora. 55esima posizione Albino Moscariello della Scandone Ciclismo Capone SRL Granizia Latticini con un tempo di percorrenza 21 minuti e 20 secondi e velocità 14,06 km all'ora. Nicola Genito, 21 minuti e 23 secondi come tempo di percorrenza ad una velocità media di 14,03 km all'ora. Poi abbiamo Antonio Matura, 57esima posizione, Rocca Bike, 21 minuti e 44 secondi il tempo di percorrenza con una media velocità di 13,80 km all'ora. Poi abbiamo con Francesco Giuseppe, 58esima posizione della Rocca Bike, 21 minuti e 45 secondi per lui, con una velocità di 13,79 km orari. E poi abbiamo a 59esima posizione Francesco Marino, Rocca Bike, 22 minuti e 09 tempo di percorrenza, mentre comunque stanno tagliando il traguardo i ciclisti, con una velocità media di 13,54 km all'ora. 60esima posizione Donelli Michele Franco della Rocca Bike, 22 minuti e 19 secondi con una media velocità di 13,44 km orari. È stata davvero una bella gara, molto stimolante nel verde, per cui i ciclisti hanno davvero sostenuto una grossa prestazione, hanno eseguito delle strategie tecniche particolari, perché è molto difficile eseguire questo percorso, effettuarlo, realizzarlo. Quindi arriva di nuovo un altro ciclista
che taglia il traguardo, come si può vedere dalle immagini. È stata davvero una bella gara, una gara che ha riscontrato un effetto positivo anche sociale, come abbiamo visto nelle immagini al traguardo. C'è stato anche il pubblico, il tifo, gli sportivi appassionati di ciclismo che hanno seguito con attenzione la gara. Quindi questo successo ha determinato anche questo elemento importante, cioè la partecipazione del pubblico ad una gara di ciclismo che in realtà ha avuto un percorso diverso, diciamo è stata effettuata una cronoscalata sul Monte Albano davvero difficile. Secondo alcuni atleti è stato davvero difficile il percorso in salita, con una pendenza molto elevata, e di conseguenza diciamo c'è stata una certa difficoltà per percorrere la strada, ma non per quanto concerne diciamo l'asfalto, le curve, ma in realtà proprio la pendenza in certi punti critici. Davvero la salita faceva male per i ciclisti, quindi in realtà i ciclisti hanno avuto forte resistenza in tal caso per poter riuscire a superare tutte queste pendenze, e di conseguenza alla fine sono arrivati tutti comunque al traguardo. Grande professionalità, grande tecnica, è stata utilizzata un metodo, delle metodologie particolari per poter affrontare una scalata di questo tipo, davvero fondamentale per i ciclisti riuscire a tagliare il traguardo qui sul Monte Albano. È stata anche una sorta di esplorazione, un'esplorazione del luogo, un'esplorazione nella natura, all'interno della natura. Quindi diciamo che i ciclisti hanno avuto davvero anche una conoscenza del territorio, al di là della gara competitiva, per quanto concerne il tempo di percorrenza, è stata anche una conoscenza del territorio del Monte Albano. E quindi questo grazie appunto alla pensata, all'idea dell'organizzazione, che ha davvero creato una grande idea e un grande percorso nel contempo. Si continua in realtà a percorrere in realtà questa cronoscalata da parte dei ciclisti, che in realtà sono arrivati già in tanti in effetti al traguardo. Ricordiamo appunto i vincitori, ricordiamo di nuovo i vincitori, che sono appunto il primo Andrea Tritto, che poi saranno premiati in piazza a San Lorenzello, Luciano Adriano e Di Guida Luigi. Il primo Andrea Tritto del gruppo ciclistico Airone, Luciano Adriano della World Cycling CPS Cavaliere e Luigi Di Guida dell'ASD Daniello Bike. Un grosso successo dell'evento, vista non solo la grossa partecipazione ma anche l'attivazione di decisioni di gruppo fondamentali che hanno reso possibile che tutti arrivassero al traguardo. Davvero, se voi vedete in realtà le pendenze delle salite del Monte Albano, veramente anche a piedi probabilmente sarebbe difficile insomma percorrere queste strade, nel senso che la pendenza è molto elevata, quindi sarebbe molto complesso. Diciamo che l'idea è stata davvero geniale. Qui si vede anche la tecnica, come applicare la tecnica da parte del ciclista, come applicare anche la tattica, quindi adottare delle metodologie che possano consentire al ciclista giustamente di arrivare al traguardo in modo preciso e geometrico. C'è stata una grossa partecipazione, ma c'è stato un grosso successo proprio per questo. A tutti non sembrava che fosse così difficile rispetto alle attese, quindi qualcuno si attendeva un percorso di pendenza inferiore rispetto alle aspettative. È stato davvero un grande evento da un punto di vista tecnico. I ciclisti hanno percorso in realtà nel verde il Monte Albano e sono arrivati al traguardo. Alla fine
in realtà c'è stato un successo perché c'è stata una presenza non solo dell'atleta, non solo del ciclista, non solo della squadra, della società, ma anche del pubblico, che ha reso, ecco nelle immagini, una appunto delle cicliste che ha partecipato all'evento, ha tagliato il traguardo in modo netto, e adesso intanto arrivano altri ciclisti. Ricordiamo che si va in base al tempo, e leggiamo ulteriormente la classifica. Ricordiamo che al 61esimo posto c'è stata Imma Mezza con 23 minuti e 26 secondi, 62esima posizione Mauro Perfetto della Rocca Byte, 24 minuti e 11 secondi, con una media velocità di 12,40, mentre Imma Mezza ha viaggiato a una media di 12,80 km all'ora. Fabio Saudella della Rocca Bike con 24 minuti e 20 secondi ha una media velocità di 12,33 km all'ora. Salvatore Mongillo della Rocca Bike con 24 minuti e 42 secondi ha una media velocità di 12,14. Giuseppe Gallina, Velo Club Vento Contrario, 25 minuti e 08, ha una media velocità di 11,93, arriva anche la macchina dell'assistenza. 66esima posizione Giovanni Ruggieri della Rocca Bike con 27 minuti e 19 secondi, ha una media velocità di 10,98 km all'ora. Sandro Ciarlo, 67esima posizione della Rocca Bike, con un tempo di percorrenza 27 minuti e 32 secondi, ha una media di velocità di 10,89 km orari. Canzano Nicola, della SD Velo Club Vento Contrario, 68esima posizione per lui, 28 minuti e 39 secondi, ha una media velocità di 10,47 km all'ora. Seguono alla fine due atleti ciclisti della Rocca Bike, Riccio Umberto, 69esima posizione, 30 minuti e 27 secondi per lui, ha una media chilometro orario di 9,85, e al 70esimo posto Lavorgna Alessandro, Rocca Bike, 40 minuti e 19 secondi, ha una media di chilometro orario 7,44. Davvero un successo incredibile da parte di tutte le società sportive che amano il ciclismo. Intanto si segnano, in pratica i commissari e i direttori di gara segnano il punteggio che serve a determinare poi la classifica generale per chi ha vinto. Appunto quello che abbiamo letto, appunto, effettivamente è la classifica definitiva, e abbiamo assistito quindi davvero ad un'attenzione particolare da parte di tutti gli organi federali del ciclismo, che in pratica hanno sostenuto con grande attenzione, con grande solidità, ma soprattutto con grande solidarietà questo evento qui. È stato realizzato qui nel comune di San Lorenzello, un evento che ha riscosso grosso successo, e la redazione di telesport.name vi ringrazia per aver ascoltato l'intera videocronaca sia della partenza sia a metà gara che del traguardo, e quindi vi auguro nelle prossime gare un buon lavoro e di offrire sempre maggiori prestazioni e sempre spettacolo sportivo, che praticamente è essenziale per il pubblico. Quindi alla fine siamo appunto a fine gara con gli ultimi che arrivano, e la redazione di telesport.name vi augura una buona serata e ringrazia appunto l'organizzazione Rocca Bike, che ha davvero suscitato grande interesse anche da un punto di vista mediatico. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime gare. Finalmente parliamo della classifica assoluta maschile di questa cronoscalata. Luigi Di Guida della Daniello Bike. Adriano Luciano della World Cycling CPS Cavaliere.
Quindi applauso. Premia il presidente del comitato regionale della Federciclismo Campania Pino Curtolo, Adriano Luciano, secondo classificato categoria Elite Master World Cycling CPS Cavaliere, primo assoluto Andrea Tritto della Gruppo Ciclistico Orone. Questo è il podio assoluto della prima edizione della cronoscalata Monterbano, il podio assoluto maschile di questa prima edizione. Bravo! Bravi! Passiamo ora, dopo le foto di rito, passiamo alla premiazione della categoria assoluta femminile. Terza classificata, Imma Mezza della Daniello Bike. AST Soci, Daniello Bike era scritto più grande. Seconda classificata, Rossella Diezzo della Rocca Bike Liverini Mangini. Bellissima, che sorpresa. Prima classificata Manuela De Iulis della Anima Bike Falasca. L'applauso per le tre protagoniste assolute di questa cronoscalata, Manuela De Iulis, Rossella Diezzo e Imma Mezza. Una foto. Aspetta. Vale! Subito. Oh, vabbè. Anche l'applauso per le tre protagoniste assolute di questa cronoscalata, Manuela De Iulis, Rossella Diezzo e Imma Mezza. L'applauso per i protagonisti della categoria Junior Master, secondo classificato Mauro Perfetto, mentre Matteo, primo classificato Matteo Pacelli della Rocca Bike. L'applauso per l'altro Junior Master presente a questa manifestazione, dunque un podio tutto Rocca Bike. Paolo Sorino per le premiazioni e le foto ufficiali dei nuovi campioni regionali della cronoscalata Federciclismo 2000. E questo piatto abbiamo fatto fare con due mani, Alessandro, con due mani. Vi ringrazio ragazzi, mi sto emozionando, mi lasciate senza parole.